Cristo regni, voglio fare un intervento ancora riguardo al computo del tempo, perché il codice di diritto canonico ai canoni 200 e seguenti fissa delle norme fondamentali per quanto riguarda il computo del tempo e dice che nel diritto, canone 202, nel diritto si intende per giorno lo spazio che consta di 24 ore da computarsi in modo continuo e comincia dalla mezzanotte, se non è disposto espressamente. Per settimana lo spazio di 7 giorni, per mese lo spazio di 30 e per anno lo spazio di 365. A meno che il mese e l'anno non si dica di doverli prendere come sono nel calendario. Se il tempo è continuo, il mese e l'anno sono sempre da prendere come sono nel calendario. Ecco, questo ci deve far capire, cari fratelli, che anche quando Papa Benedetto ha dovuto fare una comunicazione come la sua declaratio. Questa comunicazione ovviamente si collegava a questo, no? Se io devo fare una comunicazione in ambito canonistico, non è che la posso fare seguendo l'orario, per dire, dei Sumeri, oppure l'orario dell'Italia di 500 anni fa. Quindi, proprio dal punto di vista del diritto canonico, ma più generalmente proprio per la necessità assoluta, no? Di essere precisi, di dare un riferimento che valga per tutti, ecco, vedete come il computo indicato dal diritto canonico è molto preciso. Quindi Benedetto XVI, quando ha fatto la declaratio, ha dichiarato quello che ha dichiarato riguardo al momento in cui sarebbe decaduto praticamente dal pontificato per le sue dimissioni, ecco, quando ha dichiarato quello che ha dichiarato, evidentemente ha inquadrato tutto quello appunto nel sistema di computo del tempo che è quello nostro attuale. Questo fa cadere totalmente quello che dicono il dottor Cioncio, il professor Brunoni riguardo al computo del tempo, che loro pensano sia quello che il Papa Francesco ha seguito per la sua declaratio. Appunto, il diritto canonico non può lasciare così la gente sulle nuvole, no? Per cui il computo del tempo, per il diritto canonico, a meno che non sia specificato diversamente, è questo, eh? E Papa Benedetto si è attenuto a questo computo. Quindi il testo della declaratio si inquadra perfettamente all'interno delle indicazioni del diritto canonico, del codice di diritto canonico, appunto, per quanto riguarda il tempo. E questo è, come ripeto, necessario per dare riferimenti precisi alla gente. Un testo di un papa che rinuncia è un testo di diritto, deve dare delle certezze. Non è che può dire: ma io forse rinuncio all'ora X, la dovete trovare facendo una specie di studio sugli orari. Non è che scherziamo. Queste sono assurdità, eh? Sono assurdità che appunto non si verificano, non si dovrebbero mai verificare. Le affermazioni del dottor Cionci e del professor Brunoni sono affermazioni, oltre che false, sono delle affermazioni che sono assurde, eh? Perché
Quando un papa si dimette, non è che si dimette e sceglie lui l'orario che vuole, si inventa lui senza dirlo, ma che scherziamo? Stiamo a giocare qua. La chiesa non è un asilo. I bambini entrano all'asilo e all'asilo fanno quello che vogliono, no? La chiesa non è un asilo, non è che si gioca. Qui sono miliardi di persone che devono avere una guida e un papa che si rimette, non è che può dire mi dimetto e poi cambia, e poi si inventa lui stesso gli orari senza dire, ma che scherziamo? Gli orari appunto dati da Benedetto XVI sono orari internazionali, sono quegli orari che sono fissati anche qui nel codice di diritto canonico. Queste sono cose importantissime. E infatti questi orari sono stati ribaditi anche proprio il giorno stesso in cui Benedetto si è ritirato, ha rinunciato, infatti poche ore prima prima del momento in cui sarebbe stata definitivamente efficace la rinuncia, lui ha detto, ecco, questa sera alle... Questa, quindi fra poche ore alle 8 di sera, e corrispondono precisamente alle 20, quindi è tutto molto chiaro, questi signori stanno semplicemente diffondendo falsità e ripeto ancora una volta, smettetela in nome di Dio e anche a quelli che li seguono e diffondono i loro errori, smettetela in nome di Dio, queste sono cose false, Dio è contro di voi. Contro questi errori gravissimi, perché Dio è verità. Smettetela, in nome di Dio voi state danneggiando molte anime con i vostri errori. Arriverà, cari fratelli, arriverà il giusto e santo castigo di Dio. Attenzione, perché con Dio non si scherza. È inutile che volete rigirare la frittata a vostro conto. La frittata purtroppo la state facendo voi con tutto questo, con tutte queste falsità che dannosissime che diffondete. Allora, appunto, ripeto ancora una volta, smettetela, accogliete quello che la Chiesa vi dice anche attraverso di me e attraverso tutto quello che vedete, appunto, come appunto. La vita della Chiesa ve la presenta, quindi in nome di Dio smettetela, perché appunto vi fate del male a voi stessi prima di tutto e lo fate anche agli altri. Il male che state facendo ricade innanzitutto su di voi. Tutte le falsità che avete inventato e sono una marea, tutte queste cose ricadranno su di voi. Il male ricade su chi lo fa. Attenzione, perché poi arriva il Signore. Aspetta, aspetta, aspetta che vi convertiate. Il Signore sta aspettando che vi convertiate. Non è che interviene subito con grande forza, ma poi interverrà. Quindi ancora una volta, vi invito e vi chiedo. Smettetela, perché peraltro vi state sempre più esponendo a una figura più che magra. Beh, Cristo regni.